Henry Thomas Peters è stato un ebanista nativo inglese, ma trasferitosi in Italia, a Genova, già nel 1817, dove fondò la sua azienda. La sua produzione è caratterizzata da arredi eleganti, ma semplici allo stesso tempo, chiaramente derivati da quello che è il Regency inglese, assieme a quello che è invece lo stile restaurazione. I suoi arredi sono caratterizzati però anche da un'influenza di quelli che sono i disegni di Pelagio Palagi, che lavorò presso la corte sabauda e col quale collaborò a partire dagli anni 30. Vogliamo infatti oggi presentarvi una coppia di contenitori per Atlante databili al 1840 circa. Questi due stipi sono in legno di faggio, impiallacciato in mogano, e in particolare i motivi decorativi intagliati nella cimasa sono chiaramente una dimostrazione dell'influenza palagiana sulla produzione di Peters. Come dicevamo, sono due stipi porta cartine, sono infatti intarsiati i nomi dei luoghi e degli stati che sono rappresentanti e tirando il tiretto si può aprire quella che è la cartina.